Ciao a tutti, oggi prepariamo insieme il pain brioche con le gocce di cioccolato. Vediamo subito gli ingredienti, ma nel frattempo io vado ad assaggiarlo. Guardate com'è morbido. Io lo assaggio. Che bontà! Buona visione del video. Per preparare il pain brioche con le gocce di cioccolato, noi utilizzeremo della farina 00, zucchero, vanillina, sale, scorza di limone, lievito di birra, burro morbido, uova e latte tiepido. Questo pain brioche si può preparare anche a mano. Io vado ad utilizzare la planetaria. Vado ad inserire nel bicchiere della planetaria la farina, il lievito, lo zucchero, vado a dare due giri in questo modo. E aggiungo pian piano il latte. Aggiungo le due uova. La scorza di limone, la bustina di vanillina. Adesso aggiungo il sale. E aggiungo i pezzettini di burro. Mettiamo lo spolvero di farina sulla nostra spianatoia, uno spolvero di farina sull'impasto e lo andiamo a staccare. Lavoriamo l'impasto con le mani, considerate che dovrà risultare un impasto morbido. Lasciamo lievitare il nostro impasto coperto con una ciotola e tra 2 ore vedremo come procedere. Dopo 2 ore di lievitazione, questo è il risultato. Vedete, l'impasto è lievitatissimo. Io vado a dividere l'impasto in 3 parti. Vado a stendere ogni parte, ogni filone, vedete, ricavo dei filoncini. Ho ricavato 3 filoncini, adesso io vado a stendere con le mani il filoncino e vado a mettere all'interno delle gocce di cioccolato.
e vado a richiudere il mio filoncino. Adesso io vado a intrecciare questi tre filoncini. Ecco qua, ho imburrato uno stampo per ciambella e lo vado a mettere dentro. Lascio lievitare per circa un'ora e dopo andremo in forno. Dopo un'ora ecco il risultato. Vado a spennellare con dell'uovo e del latte e andiamo in forno. Ci vediamo dopo per il risultato finale. Ecco il risultato del nostro pan brioche al cioccolato dopo la cottura. Lasciamo raffreddare e poi vi farò vedere all'interno. Tagliamo il pan brioche. Guardate che bontà!